Questo progetto morirà prima che nasca. E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi siamo su un giocone, Kerbal Space Program. Perché? Erano 2 anni che volevo farlo. E soprattutto, sì, è Kerbal Space Program 1. Il secondo costa 60 sbleuri, 60 marenghi che non voglio spendere. Quindi se volete anche quello, fate la colletta e me lo regalate. Fatto sta che, come detto, io voglio fare una partita. Ci sono 3 deficienti qua, lui fa il cosplay di lui e direi che possiamo iniziare la partita. Allora, la faremo sandbox, sì dai, così almeno abbiamo un po' di brio di far quello che vogliamo. Io vorrei prima scegliere la bandiera. Allora, una bandiera interessante. Oh, eccola qui, perfetta! È arrivato il momento di memare. Dobbiamo portare la bandiera di Seborga nello spazio. Portiamo avanti le meme di Seborga. E il nome del salvataggio, meglio, come possiamo chiamare la nostra agenzia, sarà l'agenzia spaziale Seborghina. As, non prendetela come vilipendio, per favore. E come avete notato, su questa polo che mi sto portando, stemmino di Seborga sempre qui a guardarci. Io ci ho installato qualche mod sopra, ma l'ho fatto 2 anni fa, non mi ricordo più come si chiamano. Ma il nostro pianeta si chiama Kerbin, quindi Kerbin sarà la nostra terra. Qui c'è la stazione, c'è il centro spaziale Kerbal, e tutto questo è territorio conquistato dal principato di Seborga. Proprio il mondo è seborghino. E oggi cosa andremo a fare? Che cosa ci dicono i nostri tecnici? Oggi, visto che abbiamo fondato la nuova Agenzia Spaziale Seborghina, la ASS, noi ci poniamo 4 obiettivi. 1. Lanciare un satellite e non farlo esplodere. 2. Mandare uno scanner magari intorno al nostro pianeta o un ripetitore. 4. Mandare un satellite, quindi un orbiter, intorno alla Luna. Intendo solamente Moon, perché qua in questo mondo Kerbin, come detto, è la Terra, ha sia Moon che un'altra luna che si chiama Minmus, ma noi la vedremo un'altra volta. E 4, mandare una persona, quindi un Kerbal, sulla Luna e farlo ritornare indietro con il nostro grandissimo budget di... Ah, è tutto qua il budget? Sono solo 3 Luigini. Con la principessa Nina. Guarda Nina, guarda. Noi arriveremo lì e la conquisteremo la Luna. Saremo il 6° paese o il 7° paese che è arrivato sulla Luna. Quindi andiamo subito a creare il nostro razzo. Ed eccoci qua. Adesso dobbiamo scegliere un core, una base per il nostro razzo. Prima il satellite, detto con un italiano arzigogolato. Io vorrei partire con qualcosa di piccolino, tipo questo pezzettino qui di schifo. Oh, che bello, c'è la bandiera. Eccola lì, la bandiera di Seborga. Anzi, cambio idea. Voglio farlo da questo. Oh, l'X2. Guardate che bello dorato. Dobbiamo metterci giustamente un'antenna per rendere il nostro satellite capace di inviare e ricevere segnale. Eccola lì, bello dorato. Poi vorrei metterci anche degli strumenti di scienza. L'Orbital Telescope potrebbe servire, un telescopio che punta direttamente sulla superficie. Anche uno spettrometro a infrarossi. Ci metterei anche un magnetometro. Sapete la navicella spaziale Voyager 1 e Voyager 2? Con la lunga asta. Ecco, quello è il magnetometro. È un po' uno spreco di soldi, ma ne vale la pena. Mi piace. E di altro, magari anche un qualcosa che mappi la superficie, come multispectral imager. Potrebbe essere interessante. Va bene, buttiamo dentro anche lui. Sì, dai, può bastare per adesso, può bastare, perché adesso dobbiamo metterci la fonte di energia. Ci teniamo questo qui. Uno credo che basterà, avanzerà. Ci metterei anche un mini serbatoio dietro, giusto per dargli magari un piccolo thrust. Ecco, un motore così a caso. Ok. Ok, quindi ora facciamo l'accoppiamento, che non è quello che state pensando, ma è una divisoria. E ci metterei anche una parte strutturale importante, che è una copertura del nostro piccolo
piccolo satellite, perché sennò appena arriviamo nell'atmosfera esplode e via. Quindi adesso dobbiamo fare la parte sotto, quella che ci porterà direttamente nello spazio. Eccoli, mamma mia, è un po' così questo razzo, un po' così, però mi piace, è stupido. Però sai cosa direi? Anzi, cosa farei? Questo lo tolgo e ce lo attacchiamo qui sotto. Forse è molto più funzionale, più aerodinamico, direbbero gli esperti. Così lui parte, arriviamo un pochino su verso l'atmosfera, lo togliamo, riapriamo e facciamo partire. Sta andando tutto a meraviglia. Un po' esagerato, ecco. Forse ci... Inseborga is real! Però ora dobbiamo dare un nome a... SS, che sarebbe sempre la nostra agenzia spaziale siborghina 1. Ed è così che è nato Lassi. Ok, piccoli ritocchi e poi andiamo subito a lanciarlo. Ed eccoci qui, ragazzi. Il nostro pennello, è letteralmente un pennello, è pronto a essere lanciato ed a lasciare il pianeta. Ci vorrà un pochino, probabilmente falliremo malamente, ma voglio farlo per il bene dei nostri figli e soprattutto si sto notando che le bandiere sono un po' sfanculate lì sotto. Quindi ottimo. Mettiamo l'acceleratore al massimo e ci godiamo il lancio. 3, 2, 1, via, è partito. Attenzione, ed è anche stabile, incredibile, stabilissimo, mi piace. Siamo già a 3-4 km dal suolo. Ok, perfetto, inizierei un pochino ad inclinarmi piano piano, gentilmente. Senza no, fermati. Ok, abbiamo ripreso. Abbiamo fatto un mega flip, ma ci siamo ripresi. Guardalo lì come penetro l'atmosfera. Facciamo completezza 400 km. 400 e 647. Perfetto. Ora ci togliamo sto coso. Guarda lì che bello. Voglio aggiungere una manovra e mettermi così. Tipo, ecco, tipo una roba del genere. Questo lo stacchiamo e arriviamo qui. Accelerazione temporale di 2 minuti. E direi che iniziamo a spingere la nostra orbita. La iniziamo a creare. Rimanendo sui 400 km, letteralmente sull'equatore. Ecco, si sta già iniziando a formare quello lì. Ora, io questo coso qui lo staccherei, che tanto non mi serve più. Così questo ricade e non ci facciamo più problemi. E iniziamo a spingere. E orbita fatta. Prima missione funzionale. 400 km, o meglio 423 km di apoapside e di periapside di 405. Tiriamo fuori il pannello e osserviamo il nostro satellite vedere l'alba. Mamma mia che bello, guardate che bella immagine, proprio da screenshottare e mettere come sfondo. Intanto guardate lì che belle le nostre bandiere, i nostri segni, che poi vi sistemerò. La prima sonda Lassi 1 è stato un completo successo. Andiamo verso la seconda velocemente. Volevo solo dirvi che ho lanciato anche il nostro caro ripetitore. Sì, come vedete è letteralmente identico al Lassi 1. Semplicemente ci ho messo una gigantesca antenna lì sopra. Però è funzionale perché servirà per quest'altro lancio che faremo, che è diretto verso la Luna. Quindi preghiamo e speriamo che la principessa ci dia qualche altro quattrino, qualche altro Luigino. Ok, signori, ho completato anche quest'altro razzo. Questo sarà il nostro satellite lunare, il nostro orbiter, che ho chiamato giustamente Lassi. E piano piano vi faccio vedere com'è fatto il razzo. Sono stato un attimino tranquillo, sono andato molto al risparmio. E il gigantesco, cosa stanno vedendo i miei occhi? Cosa mi avete progettato voi tre maledetti? Dove corri te? Non si corre! E lanciamolo. Ah no, mi sono dimenticato di una cosa importante. Ho lasciato il gas acceso! No! Ho lasciato il gas acceso! Fatemi ritornare indietro, maledetti! Bastaldi! Stiamo arrivando a 6 km. Adesso inizierei un pochino, proprio poco poco, così, poco alla volta. È successo di nuovo. Capitombolo! Stiamo arrivando a 6 km. Adesso inizierei un pochino,
proprio poco poco così, poco alla volta. È successo di nuovo. Capitombolo! Ora siamo in orbita, ci mettiamo in orbita come abbiamo fatto prima. Quindi questo ce lo togliamo, via altre cose. Orbita completata. Ora dobbiamo arrivare anche sulla Luna. Come possiamo farlo? Impostiamolo come bersaglio. Vediamo se semplicemente accelerando normalmente riusciamo ad arrivarci. Sì! Accelera, 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 accelera. Abbiamo avuto l'ingaggio. Qui c'è il nostro pianeta che si sta allontanando piano piano. Sempre di più inesorabile. Mentre la Luna si avvicina sempre di più. In fondo, che bella visuale. Con anche la Via Lattea. Bene? Mentre ora dobbiamo fare l'inverso, che non è accelerare ma decelerare, per rimanere nella sfera di orbita di gravità della Luna. E farei anche una cosa strana per molti di voi. Io mi metto qui, 175 km, ecco, farei una roba del genere. E presto ve lo spiegherò. Ecco, dai, è a posto. 100, 127, qua ci sganciamo. E intanto inizia ad aprire l'IGRES Radar Scan. E adesso vi dico a cosa serve questo scanner. Se andiamo in questa finestrella che fa parte di una mod, dobbiamo andare a vedere nel secondo pezzettino. Se noi andiamo a vedere in Celestial Body Moon, ed ecco che vedete che mi fa l'altimetria della Luna e ci ha fatto altre strisce. Quindi adesso, prima di fare l'allunaggio, il grandissimo allunaggio, dovrò aspettare che mi facci tutta quanta la mappatura. Ok, signori, abbiamo il nostro razzo che ci porterà verso la Luna, il Moon primo, che però noi riscriveremo così, che diventa Muni e fa molto più ridere. E chi ci ho infilato dentro? Uno scienziato, un pilota, un ingegnere, entrambi stupidi. Mi sono ormai indebitato non so di quanti luigini per fare questo viaggio, ma proviamoci. Eccoli qua, tutti i nostri amichetti. La bandiera di Seborga qua sta sventolando per noi e direi che schiacciamo il tasto e siamo partiti. Ok, stiamo penetrando malamente l'atmosfera. Benissimo, il mio apoapside sta andando. Creiamo come al solito la nostra orbita. Scusatemi, sono un noob che devo utilizzare gli aiuti. Però se facessi un lancio così diretto ci arriverei. Già a fare un avvicinamento verso Moon. Ok, incrocio trovato. Siamo vicini alla Luna. Eccola lì dov'è. E siamo in orbita. Ora devo vedere la mappa della Luna. Ci sono dei dislivelli che vanno dai 7000 in meno 500, quindi mi sa che ci conviene atterrare qui, proprio centrali. E io direi che proprio andiamo dritti, dritto per dritto ci buttiamo giù. Dovrei atterrare qui, quindi buttiamoci a capofitto. Ricordiamoci, 3000 metri. Intanto si inizia a vedere un pochino la superficie. Ah, dentro un cratere finiamo, ok. Butta la luce, butta sti cosi e prepariamoci all'allunaggio, signori. Con molta tranquillità, con molto tocco. Dobbiamo dare un bacino alla Luna. 45 metri, 30 metri. Siamo atterrati, signori. Stiamo slittando. Credo che sia una cosa più unica che rara. Ma a noi non ce ne frega niente, perché noi stendiamo la scaletta nel mentre stiamo scivolando nell'oblio. E chi è che tireremo fuori? Isabella Blazzo Raggio. Isabella, è un momento storico, perché Seborga ufficialmente, segnatevelo, 4 maggio 2024 ha conquistato la Luna. Tan tan. Eccola qui. Nel mentre lui continua a scendere, noi facciamo la cosa più importante, che è piantare la bandiera. Eccolo qua. Momento screenshot, signori. Screenshottate. E questo è la copertina. Lui continua a scendere. Mi fa troppo ridere. Ma ottimo. Come chiameremo questo sito? Ovviamente sarà il cratere Nina. Prima, la vista non è per niente brutta. Guardate qui, proprio un paesaggio lunare. E la nostra scienziata è molto felice di ciò. Direi che basta. Dobbiamo ritornare a casa. Quindi riacchiappa al volo la nostra navicella. Lascia e B. Entra. Oh! E quindi 3, 2,
Uno, e si riparte. Si riparte, si riva a casa, veloci. Eccola, la luna che abbiamo abbandonato. E ora dobbiamo ritornare sulla Terra, subito. E quasi quasi io ne approfitterei per rendere anche questo omuncolo qui il primo Kerbal che va nello spazio. Guarda lì che bello. Eccolo qui, il nostro Alexei Leonov. Quindi niente, adesso ritorniamo sulla Terra e ci arriveremo lì direttamente nell'oceano. Ok, stacco. Entriamo nell'atmosfera, piano piano. Il grandissimo impatto, guarda che bello. Mamma mia, che casino. Abbiamo retto, lo scudo ha retto. Molto bene, molto bene. Siamo sopravvissuti. A 1000 si è aperto, bene. E abbiamo terminato. Siamo arrivati sulla Terra sani e salvi. E credo che con Fritto Misto in sottofondo termino qua il video. Spero che vi siete divertiti e noi ci rivediamo in un prossimo episodio. Ciao ragazzi, statemi bene.